Grazie Presidente. Io penso che quando si parla di turismo bisogna conoscere il settore. Spesso molti colleghi si reputano esperti di turismo solamente perché sono andati a Riccione in vacanza. Detto questo, il nostro Paese, Presidente, in questo momento è al sesto posto, non al quinto, dietro Stati Uniti, Spagna, Francia, Cina e Macao per quanto riguarda business. Abbiamo più siti UNESCO di tutti gli altri paesi messi insieme. Ahimè, però, il Louvre da solo stacca più biglietti di tutti i musei italiani messi insieme. Tra il 2015 e il 2016 sappiamo benissimo che qualcuno ci dice che i nostri alberghi hanno registrato più arrivi rispetto agli anni precedenti, ma chiediamoci il perché. C'è una parola che si chiama terrorismo internazionale che fa sì che tanti turisti non vadano più in Francia, Belgio, Tunisia, Turchia ed Egitto, e di conseguenza i nostri connazionali scelgono di rimanere in Italia. Proprio per questo motivo qualcuno si riempie la bocca, però si domandi il perché. Premesso questo, signor Ministro, nei mesi scorsi il CIPE ha varato il piano Cultura e Turismo, stanziando 1 miliardo di euro sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la realizzazione di numerosi interventi su tutto il territorio nazionale, proprio per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e la fruibilità. Piano teoricamente dovrebbe servire a promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo e a mirare al rilancio della competitività del nostro Paese. Detto questo, io metto tra virgolette, forse dovremmo chiudere l'Enit per valorizzare l'Italia, il nostro Paese. Quindi chiedo, signor Ministro, se intende dare maggiori indicazioni riguardo al suddetto piano, soprattutto in termini di promozione turistica, e se intende attivare un coinvolgimento dei colleghi, dei tour operator italiani, che in questo momento stanno aspettando che finalmente dal Ministero qualcuno batta un colpo. Io sono soddisfatto per quanto riguarda la cifra stanziata dal CIPE, questo ha assolutamente ragione. Non sono soddisfatto per le non politiche turistiche che stiamo facendo in questo momento in Italia, ma non lo dico io, lo dicono i colleghi dei vari tour operator, delle agenzie di viaggio, tutti coloro che operano in questo settore. E ahimè mi duole leggervi 4 righe. L'Italia, pur avendo un patrimonio turistico unico al mondo, arte, storia, cibo, mare, montagne e città, solo per citare alcune delle attrattive, sta purtroppo perdendo terreno. L'offerta non si è evoluta, la promozione all'estero è poca cosa, le istituzioni non hanno una politica di promozione ben delineata e la presenza sul web è molto deficitaria. Il bel paese è ormai scivolato al sesto posto, avevo ragione, per incassi derivanti dal turismo, dietro Stati Uniti, Spagna, Francia, Cina e Macao. Ahimè, esiste anche Macao, Presidente e Ministro. Io adoro il vostro ottimismo renziano. Il problema è che fuori il nostro settore del turismo, ripeto ancora una volta, sta aspettando delle risposte e in questo caso non c'è competenza per quanto riguarda il mondo del turismo. Grazie.